Parapapapa, siamo live, parapapapa, siamo live, parapapapa. Non si ferma più, Jack. Non si ferma più. Allora, dovete capire che ho passato dei giorni un po' particolari, con un po' di sfighe annesse e connesse, quindi ho la deficienza facile oggi. Quindi. Ma sì, ma va bene, allegria. Poi soprattutto non vedo l'ora di questa puntata bellissima. Ciao a tutti quanti, anche se non è ancora arrivato nessuno, ma comunque ciao a tutti quanti, anche quelli che recupereranno la puntata dopo, perché questa sera parliamo di Halloween Kills e io non vedo l'ora di litigare perché ho appena smesso di litigare tipo un'ora fa e mi sembra strano. Non capisco perché devo smettere di litigare quando potrei litigare tutta la vita. E quindi, evviva, eccoci qua. Onesto, onesto. Allora, aspettate che intanto apro il browser per verificare che tutto vada correttamente. Eccoci qua, sì, risulta che siamo vivi su Twitch. È arrivato anche Danilo, è arrivato anche Simone. Mio Dio, quanti siamo? Salve. Ciao! Salve. Ma già siamo in live. Sì, siamo già in Sì. live. Ah, ok. Siamo live, parapapapa. Ma iniziate su, mi date solo 2 minuti. Ti posso nascondere? Ma Sì, perché? posso fingere pure un problema tecnico. Ok, allora ti nascondo. Ok, arrivo subito. Danilo deve cagare, lo diciamo subito in live. Invece il portatore di luce ha finto il problema tecnico e quindi. Che bello. Ciao Carlino e Serafino, tutti quanti. Eccolo qua, siamo già online, siamo già live, portatore di luce, per cui so che tu ti piace insultare la gente e le minoranze etniche, non puoi più farlo adesso, quindi stai attento. Ma se so, guarda, ho fatto una corsa e sono venuto, sono tutto sudato perché a Catania oggi ci sono 30 gradi. No, Ah, ti sei piace, tutto lo so che ti bagnato. piace. Come 30 gradi a No, Catania? e sono stato a una manifestazione a favore del DDL De Zan, quindi figurati. Io invece ho finito appunto di litigare a riguardo proprio un paio d'ore fa con un avvocato, per cui non è stata una litigata, cioè una discussione molto semplice da gestire. Quanti sono qua con un po' sconvolto, anche perché ero in netta minoranza, tipo uno contro quattro, quindi difficile, difficile. Guardiamo E cosa ha tirato fuori. replicherò stasera a quanto pare, perché da quello che ho capito sono in netta minoranza anche su Halloween Kills. Ma così, domanda, ti ha Dipende che cosa hai fatto. da dire. Sul Già. DDL ti ha sollevato la questione della procedibilità d'ufficio? No, più o meno, in effetti sì, mi ha sollevato il discorso che di fatto diventa più difficile da gestire di quanto effettivamente non dovrebbe essere una legge di questo genere. E Ma ovviamente forte del diciamo fatto che io che basterebbe ovviamente scriverla bene. non è scritta male in realtà, eh. No, in realtà anzi è scritta molto bene DDL Zan. Il punto è appunto il discorso della gestione e poi anche di come verrebbe gestita dal punto di vista di chi subisce la cosa, perché a quel punto qualsiasi persona potrebbe utilizzare quello come mero pretesto per chiedere l'aggravante e quindi intasare la pratica burocratica e Vabbè, ma lo puoi giudiziaria più fare, di cioè, ma quanto. quello lo puoi fare anche adesso. Cioè, se io vado dai Sì, ma carabinieri e dico che adesso mi stai è il discorso che ho fatto violentando, anch'io. cioè, È il ma che discorso che ho cazzo di fatto ragionamento anch'io. è? Cioè, a sto punto, dai, togliamo la legge che punisce il furto, perché tanto i ladri ci sono e quindi, cioè, piuttosto che intasare le aule del tribunale, accettiamo che sia legale. Cioè, non capisco che le aggravanti ci siano già, però secondo me era una cosa corretta da mettere. E su questa cosa purtroppo non cambio idea, Ne perché. parleremo in separata Esatto, ne sede. parleremo in separata sede o non ne parleremo, perché al momento sono abbastanza provato da questa esperienza. E allora, tra un po' tornerà con noi anche Danilo da B-Roll. E intanto ci presentiamo. Noi siamo la Lega Combriccola di Carcassa. Io sono Jack, sarò l'host della serata. Di fianco a me c'è Margherita. Buonasera a tutti, ciao.
alias Bleedingran, seguite anche il suo canale Instagram perché è fighissimo, più figo di Carcassa. No, 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 dai, non posso dire queste cose, però no, seguitelo perché anche se non mette le foto dei piedi è comunque molto interessante. Sotto di me c'è il portatore di luce. Ciao amabili carcasse. E nell'angolo, nell'angolo rosso c'è Nick. Ciao ragazzini e ragazzine felici. Meno felici. Che cazzo? No, lo so, saluto, ragazzi, mi è uscito malissimo così, ma va bene, ci sta. Ma perché ho finito di vedere Halloween Kill? Sono ancora confuso. Comunque, oh, sai che anche a me ha fatto questo effetto. Ragazzi, ci sarà da divertirsi questa sera. Intanto Danilo non è sparito. È stato rapito dagli alieni. Danilo secondo me è davvero in bagno a fare la cacca. Voi mi prendete per No. Danilo è andato a cercare la maschera bianca che non la trovava. Stavo guardando Bleeding anche, sembra che avere la maschera bianca. Poverina. E io sono sempre pallida. Invece sono rossissimo. Si vede che ho bevuto 70 grappini oggi. Sì. E infatti sarò qua a bere. Fanno del bene tè alla gola perché... No, che ho mangiato la cassola e quindi avevo ragazzi bisogno di spurgare un po' perché non attimo... Ma senti una cosa, intanto che aspettiamo Danilo, giusto per fare un po' di chiacchiere, volevo farvi una domanda a tutti voi che siete belli e bravi, ma del fatto che stiano per fare il reboot di Jeepers Creepers gli interessa qualcosa a qualcuno? Non gliene frega un cazzo a nessuno. Cazzo, me l'ero perso io. È vero? Sì. E pare che era uscito anche un nuovo capitolo che non ho mai visto, non so nemmeno se è mai arrivato in Italia. No, allora, praticamente la cosa è questa, il regista è stato condannato perché aveva delle bruttissime abitudini e pare che praticamente questa cosa poi abbia inficiato sul film. Possiamo discutere poi in questi casi se è giusto censurare l'arte o meno, ma non sta a noi decidere. E, boh, cioè il reboot secondo me questa cosa del reboot mi intriga se non fanno una minchiata. Beh, era interessante a me, era un film interessante Jeepers Creepers, onestamente, cioè ce ne fossero, fosse quella la media dell'horror sarei qua, non potrei alzare le mani perché una mano sarebbe impegnata in questo momento. Ma sai invece... a me cos'è che ha stupito tra l'altro Jeepers Creepers, perché poi è stato spazzato, cioè vabbè il regista ha fatto quello che ha fatto e... tornato Danilo, sì. Intanto salutiamo Danilo da Birol Produzioni. Salve a tutti, seguite anche il suo canale Instagram. Ma no, lasciate aperto. Sì, lasciate aperto. Si parlava del reboot di Jeepers Creepers. Mai visto. Aspetta che Danilo ci sta lasciando. No, scherzo. No, il reboot non l'ho visto sinceramente. Deve ancora uscire. Ah, no, ok. Ah, no, non ho visto il trailer. Stavo parlando di questa anticipazione. Allora, io per chiarire che Nick mi ha detto è arrivato anche Ale. Non dovevo cagare, è che da buon napoletano non ho cenato e quindi mi sono fatto la pizza. E quindi automaticamente avevo la pizza nel forno e non potevo lasciarlo là così, capito? La pizza, è bella, esatto. Pomerola. Ma infatti io da buon siciliano, infatti da buon siciliano cenerò dopo. Perché a quest'ora cioè, è inconcepibile cenare prima delle 9:30. Io da abitante dell'area appunto mi sono mangiato la cassola, cioè guardate che branco di stereotipi con le cuffie che siamo. Che cazzo devo dire, io da sardo bergamasco ma residente a Milano, bravo ora, Serafino, sto facendo finta di essere in live ma sto fatturando, che cazzo devo dire. Bellissimo questo, è bello. Margherita invece è sott'acqua, io. Per il bradisismo, questa è una cosa che si capisce dopo, però. Ok. Tra l'altro c'è stata una scossa proprio tipo l'altro ieri. Ma veramente? Sì. Fantastico. Vabbè, ma qua almeno una al mese la fa. Vabbè, iniziamo? Sì. Allora, Halloween Kills, per cui
il consueto ritrovarsi a parlare di Halloween. Allora, uscito nelle sale, dovrebbe essere ancora in giro nelle sale, l'ennesimo capitolo di questa saga che ormai ha quanti anni? Ha 40? 30? Beh, 78? 78. Sì, forse 79. 40 anni. 78, 40 anni. E, ebbene, ultimo capitolo uscito finora e siamo andati a vederlo. Chi vuole fare la sinossi? Faccio io. E poi ti faccio la mia. Tu prima fai la sinossi, poi faccio io la sinossi. Allora, c'è Michael Myers che è confuso e quindi nel dubbio uccide delle persone con dei modi a caso. Al posto di fare dolciaccio scherzato, uccide le persone così seguendo un ordine che non si capisce. Ci sono dei cittadini, perché il male deve morire stanotte, che picchiano della gente che non c'entra un cazzo e vogliono uccidere Michael Myers a colpi di mazza da baseball, dopo aver detto che lui era invincibile. Poi sembra che lo stiano per ammazzare, poi succedono cose e tutti urlano in questo film, frasi a cazzo, e tutti urlano e ci sono, potrebbero fare tutti dei fotomontaggi tipo blob di gente che fa e non si capisce un cazzo. Però c'è qualcosina che si salva. Questa okay. È la mia sinossi. Però vedo Danilo che è già tutto. Io direi che ognuno di noi potrebbe fare una sinossi. Ognuno di noi potrebbe fare una sinossi. Adesso voglio sentire quella del portatore di luce che si era prenotato. Sì, devo dire che è molto simile a quella di Nick, però. Vabbè, allora no. La mia è bene o male questa. C'è Michael Myers piccolo nel 1963, che poi passa a 76, poi all'82, poi ai giorni nostri, poi torna un po' indietro, poi ritorna avanti e nel frattempo ammazza tutti quelli che gli capitano davanti. Bene o male, la sinossi è questa. Ok, Bleeding Grass, sei d'accordo con queste sinossi? Sì, poi io sono abbastanza confusa da una cosa, che inizialmente avevano detto che questa trilogia avrebbe ignorato tutti i sequel, quindi sarebbe stato un sequel diretto del primo film. Però in questo film ci sono dei riferimenti ad Halloween 2, o sbaglio? Sì, l'ospedale. Sì, però non hanno inserito la questione della parentela tra Michael e Lori. Ma fortunatamente. Quindi, beh, sono ancora in tempo per metterla. Ma speriamo di no, guarda, mamma mia. Allora, se per questo ci sono anche dei riferimenti ad Halloween 3 che non c'entra un cazzo con Michael sì, Myers. Sì, però quello era quindi... più un omaggio. Che sì, un... secondo me alla fine, sai che cosa mi ha fatto pensare a sto film? A quelle rappresentazioni, voi milanesi forse lo sapete meglio di me, che cazzo ridi, Daniele? Milanesi, cioè, ti prego. Vabbè, cioè, quei abitanti del nord è uguale, per me sono tutti milanesi da Roma in su. che sono alla sì, devo dire, lo devo ammettere. Guarda, e ho detto tutto. Che al Cinema Mexico di Milano ogni tanto fanno quelle rappresentazioni di The Rocky Horror Picture Show e c'è tutta la gente che si veste, balla e canta. A me questo film mi ha dato quella sensazione perché mi è sembrato un mega miscuglio di tutti i film di Halloween, più che un reboot, un capitolo a parte o un sequel. A me è sembrato un film che mette un po' insieme tutto quello che è Halloween e lo ripropone, che da un certo punto di vista non si può vedere se tu non conosci Halloween, ma dall'altro punto di vista lo puoi vedere anche se non hai mai visto Halloween, e questo non so se è un pregio o un difetto. Sì, è un po' una questione che non si capisce qual è il target, perché vogliono ovviamente attirare al cinema i fan della saga, ma anche quelli che non conoscono la saga. Però allo stesso tempo ti perdi qualche passaggio se non hai mai visto il film originale. Cioè, tipo io ho visto il film in una sala proprio piena di gentaglia che ovviamente non aveva mai visto Halloween. Quindi anche tu sei razzista, Marche? In che senso? Hai detto gentaglia piena di gentaglia. Ma lei non era a Milano, però.
Ah no, allora va bene. Era Napoli, era peggio. Stava inguaiato, stava. Io penso che a un certo punto ho dovuto dire scusa, puoi togliermi i piedi dalla testa, per favore? Quindi era una situazione proprio, l'atmosfera era completamente distrutta, questa gente che rideva, non capiva un cazzo, non sapeva neanche chi fosse Michael Myers. Pensa che a un certo punto è partito il trailer di Scream, prima dell'inizio del film ovviamente, e c'era gente che credeva che fosse quello il film. Mamma, questo è grave. Ma solo a me a un certo punto mi ha ricordato gli eventi, quelli del wrestling, che sembrava Alcmenia, quelle robe lì che buttavano dentro robe a cazzo. Io ho detto, vabbè, tra un po' veramente sì, poi devo dire che ci sono Giant. Devo dire che ci sono due scene, quella dei pompieri e quella, diciamo, finale, che insomma un po' di Royal Rumble c'è, eh? Sì. Vabbè. Uno contro tutti. Vabbè, riparto come poi giusto dopo che sia. Allora, io adesso vorrei sentire Danilo Birolo, invece fammi una sinossi te, Danilo. No, allora, non più che la sinossi, perché ormai è chiaro a tutti, penso, più o meno la trama di questo film. Vabbè, tutti noi penso che abbiamo visto, no? L'abbiamo vista tutta la saga, penso, no? Dal no, primo. Io no. Non io me no. Li ricordo okay. tutti, io in realtà. Ok. Qualcosa Però, diciamo, vagamente, più o meno, sappiamo come vanno le cose, no? Ecco, io devo dire che forse dopo il secondo, perché il terzo non c'entrava un cazzo di niente con la saga, però da dopo il secondo, saltando il terzo in poi, Michael Myers aveva davvero rotto il cazzo, cioè nel senso, che era diventato uno slasher come tanti altri, cioè nel senso... vai, ammazza, mettili in fila, muoio, però aspetta il capitolo successivo perché poi non muoio, e vado avanti, tipo quella cosa delirante, non so se ve la ricordate, di Halloween, credo, 8, non mi ricordo, quello che poi si scambia la maschera, che lui scambia la maschera con la... quella cosa e ti dice vabbè. Sì, io ricordavo un piccolo aneddoto che Jamie Lee Curtis aveva chiesto che Michael Myers morisse perché non voleva fare più nessun film di Halloween, e poi gli hanno fatto lo scherzetto nel film successivo, esatto. Dello scambio di personaggi. Esatto, giustamente, si era rotto il cazzo anche lei. Quindi, devo essere sincero, Halloween aveva un po' rotto il cazzo, come film. Poi c'era stata anche quella mezza cosa reality, improvvisa nella casa... devo essere sincero, dopo il primo io credo che quello del 2018 era un degno erede, e questo è un degnissimo erede, perché finalmente si esce fuori dall'idea Michael Myers il cattivo di turno alla Jason cretino di Venerdì 13 che ammazza tutti. Qui c'è qualcosa di diverso, cioè nel senso è Michael che ammazza, indubbiamente avete detto no, ammazza un po' a cazzo, magari sì, ammazza un po' a cazzo, non ho citato, esatto Carlino, non ho citato quello di zombie perché per quello di zombie per me è un'altra cosa, cioè nel senso è tutta un'altra storia. È vero che qui ammazza un po' a cazzo, ma ricordiamoci che anche nel primo ammazza un po' a cazzo, cioè nel senso nel primo ammazza ragazzine a cazzo in giro per Haddonfield. Ho sentito pure cose tipo vabbè, pare che non muore mai, nel 78 Michael non moriva mai, nel senso gli succedono le peggio cose e Michael non muore. Ma questa è la cosa bella in realtà di Halloween, ed è questo che forse ha fatto questi due film, hanno ritirato finalmente fuori quest'idea che Michael non è Venerdì 13, non è Jason, è più vicino a Ghostface the Scream, cioè nel senso ha qualcosa da dire
questo assassino. E in questo film, ha qualcosa da dire. E chi dice che non c'ha qualcosa da dire in questo film? Non lo so, nel senso... No, aspetta. Cioè, allora, ti dico, secondo me il problema è che, almeno io parlo per me, però il problema che c'è è che vogliono dare poi un'idea di Michael Myers fatto in un certo modo, che è interessante, secondo me, perché effettivamente, come dici tu, il problema è che hanno preso un'idea ottima dei primi film e poi l'hanno snaturata in delle puttanate termonucleari, aggiungendo poi tutta la questione della maledizione, dello spil, del, come cazzo si chiama, del rovo lì, della spina, eccetera, eccetera. Quindi hanno comunque preso uno, facendo diventare alla fine da una persona con dei problemi mentali a uno che era posseduto, e hanno completamente tolto un po' quell'ambiguità che secondo me rendeva Michael Myers veramente spaventoso, cioè il fatto che non capivi mai che cazzo gli passava per la testa, oscillava sempre tra una parte e l'altra. In questo film però poi hanno, secondo me, mischiato un po' di tematiche. Ne discutevo con Miss Leboschi oggi in chat, che mi manderà a fare in culo più tardi, però hanno mischiato un po' di tematiche anche sociali, secondo me, perché volevano fare un certo tipo di cose, però poi hanno fatto un mischione che non serve un cazzo. Cioè, per me, se avessero fatto un film, qua lo dico, qua lo nego, come i due di Rob Zombie, cioè, per me era tutto a posto. Cioè, per me è che se vuoi fare qualcosa che ci abbia un senso, poi devi davvero dargli un senso. Vabbè, ma il 2 di Rob Zombie era un film di Rob Zombie. Cioè, nel senso, il 2 di Rob Zombie, Halloween 2 di Rob Zombie, si toglie da mezzo quei 10 minuti di remake del secondo capitolo e poi si fa il suo film. E quella è inimitabile da quel punto di vista. Si vede che il regista non ha quell'intenzione, capito? Cioè, si vede che il regista non... ma non si capisce che intenzione ha. Cioè, questo ma secondo me l'intenzione è molto chiara, invece. Cioè, nel senso, mettere... come dicevo anche a Margherita, appena uscito dal cinema, prende buona parte delle persone, a meno che abbiamo visto nel primo capitolo, e nel secondo li rende totalmente degli idioti, totalmente, dei cretini. Persino lei, persino la nostra protagonista, è una cretina totale in questo film. Fa dei discorsi, e questo penso che più o meno abbiamo notato tutti, che sono di un interventista disastroso, diventa improvvisamente una redneck senza motivazione. Cioè, tutti diventano improvvisamente dei redneck in questo capitolo. Tutti sembrano quasi essere dei trampiani in questo capitolo. E io dico che non a caso succedono cose imbecilli, discorsi imbecilli, motivazioni cretine, nel senso... era nell'aria, inevitabilmente, era nell'aria l'assalto al Capitol Hill, ragazzi. Nel senso, io l'appoggio fortissimo a Danilo. Una cosa sola, volevo un attimo arrivare su recensione, rispondere un attimo a recensione del Carlino. Nel 6 spiego che nel 6 del 5 aveva a che fare con una maledizione. Non è tanto quello è secondo me un discorso della riscrittura un po' del personaggio, che hanno cercato di dargli una spiegazione che desse un senso al fatto che continuavano a fare questi cazzo di sequel. Qua invece, secondo me, sono tornati un attimino indietro senza volerlo per forza spiegare in maniera troppo didascalica, e quindi è rimasto un personaggio un pochettino più libero all'interpretazione. E sì, io ci ho visto Capitol Hill. Tutto. Ma anch'io volevo fare poi una riflessione così, però volevo lasciare parlare anche gli altri. Magari più avanti dico un po' la mia sul senso del film. No, vabbè, sì, no, vabbè, io nel senso per diciamo come concluso, perché io sono veramente entusiasta di questo film. Cioè, nel senso, sono uscito, e Margherita lo sa, nel senso che sono uscito dal cinema veramente estremamente entusiasta a dire porca puttana, cioè nel senso... Non mi sono sentito così, sono sentito l'ultima volta mi sono sentito così uscito dal cinema, forse un po' di meno con Halloween, però con, diciamo come tipo di entusiasmo, con Mad Max Fury Road, cioè quando il cuore ti va a 3000 e esce al cinema e dici cazzo sì, nel senso per me la scena dell'ospedale di quel tizio che poi sappiamo tutti come va a finire
è girata, porca puttana, signore, è girata in un modo disumano, assurdo. E ti mette, almeno a me, mi ha messo una tensione addosso quella scena che io dicevo, ti prego sì, buttati, è perfetto se ti butti, e porca puttana si butta. Cioè, è proprio quando dici, ma è una stronzata o è un film serio? Quella scena chiarisce, signori, sono un film serio. Cioè, non trovo elementi, capito, per dire che puttanata. Allora... Allora, adesso, allora, per come l'ho visto io, è un film che vuole essere vuole presentarsi come il classico slasher movie, dove c'è il cattivo che arriva, ammazza tutti, li ammazza belli cattivi, in maniera stramba, a volte cavando fuori gli occhi, che è bellissimo, facendo cose così, belle, cattive, violente, seghe circolari in faccia, e viva. E che è quello che alla fine erano la maggior parte dei sequel degli slasher movie. Cioè, io... l'ultima volta che ho visto la serie di Halloween, io quando ho... tipo sono debilitato, che ho la febbre o che non posso uscire di casa per qualche ragione, che sto male e non posso fare altro che guardare film, io tipicamente mi guardo tutta una serie di slasher movie dall'inizio alla fine, dal primo capitolo all'ultimo, e mi faccio del male, perché la realtà è che diventano pallosissime queste cose, perché da un certo, dopo i primi capitoli che possono magari essere interessanti, poi diventano semplicemente un buttiamo il cattivo e gli facciamo accappare più gente possibile. Ecco, questo film parte con quel concetto lì, però piuttosto che andarsi a focalizzare sul ah ok, lui è ancora vivo perché c'è la maledizione, lui fa questo perché c'è lo spirito di Halloween che gli fa ammazzare la famiglia, e perché lui è il male puro, e perché lui c'ha il sangue verde in qualche parte, che non ce ne frega un cazzo, perché non ce ne frega un cazzo che gli dia una spiegazione a questo personaggio. Lui, questo film invece, prende e butta dentro le reazioni diverse, delle diverse reazioni delle persone che possono avere, quelle del passare da prede a predatori. Però che cazzo vuol dire? Cosa vuol dire rispondere al fuoco col fuoco? Quello, perché secondo me l'ho visto come proprio un grande calcio nei coglioni a tutto quell'interventismo americano, o quella classica spocchia che c'è in tanti film, del dire ah minchia, adesso diventiamo noi i buoni, al sistema fallito ci pensiamo noi, ci armiamo e diamo noi la vera giustizia, quelle cose molto che ci sono anche in tanti film action americani. E qua invece li prende e prende tutti questi qua, li piglia a calci nelle palle, e onestamente questa cosa a me non è dispiaciuta. Sì, no. Sono d'accordo, io sono d'accordo sia con te parzialmente con quello che diceva Danilo. Allora, il film tecnicamente secondo me è fatto davvero bene sotto tutti gli aspetti, quindi non è tanto quello il problema. Mi è piaciuto, a me le cose che sono piaciute, allora io non sono un estimatore della saga di Halloween, quindi infatti molti non li ho visti. Però devo dire che questo film mi ha ricordato per molti aspetti quello di Carpenter, e non tanto per quello che fa vedere, ma proprio per il senso di quello che è Michael Myers. Infatti no. Gli stessi protagonisti spesso parlano di paura. Cioè Michael Myers, a differenza bene o male di tutti gli altri slasher famosi, incute paura anche quando non c'è. Cioè Michael Myers è la paura, è il non mi piace a me come termine il male assoluto, però è la paura. E quella cittadina, quel villaggio, anche se Michael Myers non si vedeva da 30 anni, 40 anni, quello che era, avevano paura di lui anche se non c'era, anche se non si manifestava. Quindi Michael Myers, così come nel film di Carpenter, anche qua è la paura. E un'altra cosa che mi è piaciuto tanto, mi ricollego a quello che diceva Jack, è proprio il contagio di questa paura e che poi ovviamente sfocia in violenza.
cioè la paura che incute Michael Myers si trasforma in colui che la subisce in violenza. Quindi in un certo senso il male che sprigiona Michael Myers è contagioso e si diffonde a macchia d'olio. Tra l'altro è anche molto bello il fatto che il regista ci sottolinea il fatto che questo tipo di reazione è totalmente del tutto inutile, quindi la condanna in maniera piuttosto evidente. Comunque la mazza da baseball è bellissima. Ma che c'è scritto sopra? Qualcuno ha letto che c'è scritto sopra? Old Blackberry o qualcosa del genere. Sì. Tu, Mark, cioè cos'è che ne pensi di tutta sta parte? Io dicevo anche a Danilo che probabilmente lo metabolizzerò e elaborerò di più in là. Per il momento l'ho trovato un po', non so, forse troppo didascalico. E poi c'erano molte cose un po' comiche, però claro, non mi sembravano fatte apposta. Cioè, nel senso, mi sono sembrate alcune cose un po' involontarie. Quindi è un po' stonava questa cosa. Quindi proprio una sensazione, no, a primo impatto mi ha dato un po' fastidio, quindi ha inciso molto sul fatto che poi il film non mi sia piaciuto più di tanto. Oh, devo dire che allora, quello che hai detto tu è vero, però come diceva Danilo, secondo me ha una sua logica. Il film non ha quell'atmosfera di tensione, di angoscia che aveva il film di Carpenter, però questo è dovuto dal fatto che, come diceva Danilo, in questo villaggio, in questa cittadina, sono tutti cretini. Sono tutti scemi, quindi la comica involontaria ci sta, nel senso che diciamo, nel contesto quotidiano di queste persone la comicità involontaria è pressoché inevitabile. Quindi è vero che il film in alcuni punti, non dico diventa comico, però non ha quella tensione del thriller, diciamo, però appunto è dovuto al peso e alla psicologia dei personaggi questo, e non credo che sia involontaria, onestamente. Io voglio pensarla come Danilo, che il regista abbia voluto dare un calcio nelle palle a un certo tipo di sistema, per cui penso che non sia del tutto involontario. Little John e Big John, meravigliosi, io li ho ribattezzati Giovannino e Giovannone, perché in italiano sono Giovannino e Giovannone, che secondo me rendeva anche così in italiano. Allora, secondo me la cosa che diceva Marg è un po' la cosa che ha rovinato il film anche a me, nel senso che se tu vuoi fare un tipo di satira sociale devi comunque trovare, secondo me, un registro, e poi non dico che per forza deve essere pettinata la satira sociale che tu fai, però così diventa anche un po' grezza, perché c'ha proprio delle robe che sono Capitol Hill, c'ha delle robe che sono proprio Black Lives Matter, perché è il pezzo dove l'eroe si accorge che ha fatto la cazzata, è morto l'innocente, esce lei e gli dice: ah no, però che cazzo fai, sei qua a piangere, cioè quella roba lì è proprio il concetto di la folla che si arrabbia per una cosa che socialmente viene riconosciuta come un problema giusto, che fa una cosa che socialmente viene riconosciuta in maniera sbagliata e quindi deve per forza questionare se stessa, più o meno. L'ho trovato un po' a volte superficialotto, e infatti sta cosa a me ha fatto incazzare, perché il pezzo finale a me è piaciuto molto. Cioè, a me questo film ha fatto cagare fortissimo, perché l'ho trovato veramente a tratti veramente super imbecille, la scena col drone, Little John e Big John, che lui c'ha la mazza da golf, la molla per prendere il coltello più piccolo, e quell'altro che si chiama Little John prende, cioè, quella roba di... Però guarda che queste cose qua non sono involontarie, cioè non sono... Perché sono troppo palesi. Sì, esatto. È una cosa voluta. No, ma concordo, dico solo che secondo me alcuni giochetti gli sono paradossalmente usciti molto meglio del messaggio che voleva mandare.
e non dico che per forza me la devi fare da intellettuale, noti bene, perché ad esempio anche a me la scena dell'ospedale, ma onestamente era tristato, perché è proprio l'immagine del fallimento della società, perché alla fine è proprio il concetto della folla inferocita che non capisce più un cazzo e alla fine fa un casino. Se fosse i protagonisti fossero stati un attimino meno dei coglioni totali, sarebbe stato un po' meno fastidioso. C'è anche questo, che da fuori alcune cose sono veramente un po' fastidiose, altre cose mi sono piaciute un sacco. Cioè, per dirti, l'omicidio della coppia che continuava a litigare, comunque nel complesso c'ha un bel tiro con la roba lì, c'ha una sua a tratti sto film ha una poetica che è super interessante, poi te la mischia delle minchiate tipo il poliziotto che sbaglia tutti i colpi del mondo, cioè che gli deve sparare figa a 3 centimetri riesce a mancarlo, i vendicatori che sono uno più scemo dell'altro, non riescono a combinare un cazzo, muoiono tutti come dei polli, cioè, però io capisco il discorso che fate voi, però dall'altra parte a tratti è un po' irritante. Io il film lo salvo onestamente per il finale, perché secondo me il finale è un finale della Madonna e soprattutto non me l'aspettavo da un film che fino a quel momento lì lo stavo guardando con un occhio sì, un occhio no, ma mi sembrava, cioè, mancavano gli effetti sonori di Paperissima a alcune cose, cioè la scena della scala. Dai, esagerato. No, un po' esagerato. La scena della scala nell'ospedale dove inciampa, quell'altro cade. Cioè, ad esempio, ho trovato molto più riuscita la scena proprio dell'isteria di massa, come sta dicendo Recensioni Carlino, che secondo me è veramente figa la scena all'inizio dell'ospedale. Cioè, quando tu vedi la gente che inizia a impazzire e la folla che non capisce un cazzo. Cioè, quando Jimmy Lee Curtis ha la colluttazione col medico, secondo me quel pezzo lì è girato da Dio, anche perché è girato veramente tutto in maniera caotica, che non capisci cosa cazzo sta succedendo. Io l'ho riguardato 70 volte per capire se Jimmy Lee Curtis si è... Cioè, quella scena lì nella mia testa, poi l'ho rimmaginata 70 volte, perché non riesci a capire quando la vedi al cinema... Se lei si è fatta male perché il medico gli ha sbattuto, se è il medico che ha reagito, e quella roba lì è figa, è intelligente. Però cosa è successo? Si sono tolte delle cuffie, non si sa di chi. Aspetta, provo un attimo a mettervi in muto. È Bliningram. Margherita? Che ho fatto? E si saranno tolte le cuffie. È partita una ventola fortissima, non ho capito se sono tipo, tipo quando togli il jack dal... Esatto. Com'è? Perfetto. Meglio, assolutamente. No, non sei tu, okay. Tranquillo. E, allora, io, per come la vedo io, tante cose erano fatte volutamente e secondo me ci sta metterci un po' di cazzonaggine per indorarti la pillola, a farti andare questo film un po' più cazzone scorrevole, perché secondo me ci sta. Però, e infatti io questa cosa non la metto nei difetti. Ci sono però dei difetti evidenti in questo film, dei buchi di trama che non sono spiegabili con la deficienza delle persone, e quello sì, cioè secondo me lì non sono scelte, sono... Ah, scusate. È l'amico tuo, sì, quello sì, che sì, fa sì. I giri con la moto. Adesso, sì, è lui. Però ci sono dei comportamenti che non sono scusabili con la semplice deficienza. Tipo, a me viene in mente la scena in cui... Michael Myers a casa sua, andiamo a prenderlo. Sono in tre e il tizio dice, entro da solo. Sei un coglione. Cioè, raga. Un messaggio su WhatsApp ed erano lì in 70 nel giro di 30 secondi. Cioè, sei un coglione. Cioè, il cazzo di serial killer della Madonna che ammazza peggio della peste bubbonica e in quella casa ci entri da solo, sei un coglione. E io, quelle cose lì secondo me sono un po' una cazzata. Poi, il discorso della folla invece, quella mi è piaciuto molto e... Perché sì, ok, loro sono dei cretini. Ve lo ricordate l'uomo bufalo a Capitol Hill, vero? Sì, ovvio. Ah, ok. No, bene. Giusto per tornare un attimo coi piedi per terra e ricordarci com'è fatta l'umanità.
Infatti nel film c'è uno con una tutina di zebra che non sembra ricordare. C'è pure la signora con il ferro da stiro. Esatto, il ferro da stiro. Sì, diciamo che forse gli è andata molto bene il fatto che nel frattempo poi sia successo la cosa di Capitol Hill. Perché cioè lo rende ancora più... Era nell'aria, raga. Questi, gli americani, vivono in questo modo, capito, da quanti anni ormai? Cioè, è una cosa estremamente tangibile da questo punto di vista. Infatti, secondo me, molte cose noi europei non le capiamo poi fino in fondo, in realtà, perché non vivendo... A noi ci arriva sempre un po' questa realtà un po' filtrata americana, no? Un po' presa un po' al chilo, mentre in realtà, secondo me, molte cose... difficile come It Follow, nel senso It Follow lo capiamo, ci piace tutto, ma non lo potremmo mai comprendere fino in fondo, perché è un problema sociale americano, non europeo. Io penso che un po' anche vale sia per il primo Halloween del 78, sia un po' per questo che secondo me delle cose continuano a sfuggirci, continuano a... Sono d'accordo. A non esserci chiare. No, allora, quello indubbiamente sì, perché per dirti, tutta la discussione sullo Stato che fallisce, a me ha colpito molto quello, no? Cioè che sta morendo un botto di gente e c'è la figlia che dice alla madre, però c'è gente che è addestrata per fare queste cose, bla bla bla, e lei continua a dire, questa gente ci ha lasciato, ci ha deluso più, è il tema della polizia che non funziona nel film, torna un sacco di volte. Quindi anche il fatto che questi siano fondamentalmente dei minchioni armati, in realtà è la reazione di una popolazione, come dicevate giustamente voi, che si sta ancora, secondo me, facendo domande anche alla luce delle stragi, dei movimenti come può essere appunto Black Lives Matter, piuttosto che quello che è successo a Capitol Hill, che è una città, che è una nazione che è ancora divisa tanto sul concetto di armi per difesa, che ti servono tutte le volte che lo Stato ti dice che ci pensa lui, ma poi non ci pensa lui. E questa è una cosa che a me, ripeto, è piaciuta a modo suo. Ma infatti, forse è tirato troppo. Ma infatti c'è eloquente in questo senso la scena in cui Lillo e Greg apre il cofano della macchina e dietro tranquillamente c'ha due pistole e un fucile a pompa. Cioè, perché lui va in giro così. E tra l'altro è una brava persona, è un bravissimo cittadino. Padre di famiglia. Sì. Va in giro con un fucile a pompa e due 45 Magnum. Che poi la frase che diceva giustamente Nick, no, sul fatto che esiste un sistema per questo, il sistema ha fallito. Sì. Quella frase è da brividi. E poi l'inquadratura quasi subito, diciamo, successiva a quella... dello sceriffo seduto sulle scale, sì, totalmente inerme, che non può più nulla. Cioè, non lo so, è bello, molto bello. Poi è ovvio, non è un film perfetto, perché non è un film perfetto poi alla fine, c'è un sacco di stronzate, è ovvio. Però, non lo so, ci sono film veramente che sono pieni di stronzate senza niente per cui essere salvati, tipo Malignant. Quindi è non... Però, hai capito? Ma Malignant, però, da Malignant è un film cucciolo, è un cucciolotto, dai. è proprio quei cucciolotti che tu vedi bagnarsi sotto la pioggia, dai, non gli puoi dare addosso. Malignant è il mio nuovo Army of the Dead, cioè qualsiasi cosa che c'è di peggio c'è Malignant. Abbiamo già parlato di Malignant e di Army of the Dead, non tiriamo in piedi il discorso, perché avrei da dire, se sono sull'altro, è un casino qua, ragazzi. Manteniamoci ordine in aula, il sistema non ha ancora fallito su Carcassa, no, e per favore manteniamo le righe. Posso dire una cosa? Ma a voi è piaciuta la colonna sonora? C'era la colonna sonora? Vabbè, sì. C'è... Abbiamo, dici. Sì, la canzone nuova fatta da Carpenter, che poi è quella vecchia, però rimane già, ma pure tutte le musiche in realtà sono di Carpenter e del film. A me sì. Sì. Ma comunque... mi è piaciuto tantissimo. Comunque, cioè, il punto è che secondo me sto film
Ha dei risvolti positivi, in effetti. Purtroppo, secondo me, ha delle vaccate spaventose, dei cali di stile e dei buchi di trama che me lo rendono un film medio, cioè una roba da vedere quando dici: oh, dai, cazzo, facciamo? Dai, metto su una roba per che ci facciamo due ghignate mentre ci mangiamo la pizza e beviamo la birra e ruttiamo. Guardiamoci Halloween Kills, che non è neanche così stupido da questo punto di vista. Però, dai, raga, cioè, siamo nel 2021, o no, era il 2018 che l'ha ambientato. Minchia, ragazzi, esistono i telefoni. Cioè, state organizzando un linciaggio di massa e non fate un cazzo di gruppo. Ma i telefoni vanno totalmente aboliti negli horror perché non sono più applicabili. Cioè, Sbagli, l'iperconnettività. sbagli, Perché sbagli. guarda quella stronzata di Unfriended. Cioè, nel senso, arrivi a quella puttana da là dove tu dici è pieno di tecnologia, è basato tutto sulla tecnologia, eppure si comporta comunque da un cretino totale. Cioè, basta avere. Il film si risolverebbe in 30 secondi e nessuno lo fa. E purtroppo, secondo il mio punto di vista, ovviamente, nel senso, la tecnologia, intesa come in questo senso, come risoluzione di un problema all'interno di un film che campa per un problema, non funziona. Nel senso, va un attimo sospeso, va un attimo sospesa la realtà da quel punto di vista. No, io non sono d'accordo perché comunque sia ci sono Che delle se no, chiama situazioni. l'esercito, capito? Manda una bomba, chiama l'esercito, sta Michael Myers, è fatta, manda un caccia, Perché capito? non lo fanno? Cioè, è quello che Ma dico perché non io. avrebbe senso, Ma capito? invece sì, cazzo, Michael Myers contro tutti, mica io lo guarderei un film così. E avrebbe più senso comunque. Cioè, io sono d'accordo, cioè, tipo arriva l'esercito, gli spara addosso. No, però se È però lui sai una che gli tira cosa. i coltelli da cucina agli FBI, ai cazzo di caccia, e piglia negli occhi i piloti, bellissimo. Cioè, Però sai lo una cosa, guarderò qui così. secondo me quella roba lì in realtà è un po' voluta perché il film è comunque un po' boomer, nel senso che se tu ci fai caso, ma proprio boomer nel senso più dispregiativo del termine, cioè se tu ci fai caso, tutti i giovani sono ancora più minchioni dei vecchi e sono pure stronzi, cioè ci sono i ragazzini, ti fa vedere che i ragazzini di una volta almeno non stavano attaccati al cellulare, si facevano i dispetti e quando arriva il poliziotto che gli dice guarda che qua c'è un pazzo che vi si incula tutti a coltellate, questi si cagano addosso. I ragazzini di oggi sono tutti: oh my god, what did you tell me that you're getting home? I don't feel, I feel threatened, I feel that I'm not recognized. Cioè, è proprio l'immagine della generazione Puoi Z tradurre, per presente. favore? Ma Infatti. sì, ma perché figa, è proprio quella roba. Non so se mi è capitato di vedere magari qualche documentario vero sugli Stati Uniti, no? Che ti parlano di queste cose che sono gli snowflake, cioè quelli super sensibili che iniziano a dirti: oh mio Dio, questa è una microaggressione verbale, non mi sento riconosciuto. Che sono fondamentalmente le persone che poi magari hanno pure le buone idee, ma le portano talmente tanto all'estremo che anche io, che tendenzialmente ho quelle idee, li prendo la calcina al culo. E i ragazzini qua sono tutti stronzi, sono tutti dei pezzi di merda, e i bambini sono delle teste di cazzo e proporzioni bibliche, tant'è che io il sacco di mattoni non l'avrei usato contro povero Mike, ma li avrei figa riempiti di schiaffi la mattina e la sera. Però Però che questo film. carina quella bambina, è fantastica quella bambina. Allora, vabbè, lascia stare. Però diciamo che da questo punto di vista qua è proprio un po' boomer, è un po' moralista anche come film. Perché cioè, ci manca solo che ti dica: ah, i bei tempi in cui i bambini giocavano con la trottola e l'hula hoop e adesso si rincoglioniscono di fronte alla televisione. Cioè, c'è un po' di morale il film, secondo me, Sì. dal punto di vista lì. Sì, è proprio un facilone. Cioè, da quel punto di vista ha ragione Bleeding Run che dice che è didascalico. Cioè, su quello pienamente d'accordo, ecco. Abbraccio Serafina intanto. Vieni qua, bello. Vabbè, ma insomma, possiamo dirlo comunque che a me Marga il film ci ha urtato i nervi, e invece qua erano Team Jack, Team Danilo e mi pare capire più o meno Simone nel mezzo. Sì, Io e secondo Marga me sì. eravamo poi confusi dal film a tratti. Allora, aspetta che vi riorganizzo allora. Allora, ci mettiamo così. Tac, tac, tac. Così almeno abbiamo sulla sinistra la parte più positiva e mano a mano arriviamo alla parte più negativa.
i potenti mezzi della tecnica, mica come i personaggi di Halloween Kills. Ecco, poi volevo dire un'altra cosa che mi ha fatto incazzare del film. La cosa che ti devono fare le comparsate come nelle serie di mezzo dei Power Ranger, quella roba lì dà troppo fastidio. Perché no, sì, là fa... è proprio tipo, hanno telefonato agli attori, ha detto chi c'è vuole venire a partecipare al film, ci fa piacere. Ma no. Cioè, per chi non la sapesse sta roba, l'attore originale di Power Rangers, no, l'attore non originale perché Power Rangers è un giapponese, ma l'attore della serie americana del Power Ranger rosso l'hanno riciclato in tutte le serie, anche se ormai c'ha la mia età, c'ha la panza, e hanno smesso di chiamarlo solo perché lui tipo ha decapitato il suo amante. Storia vera, questo qua è finito in carcere. Ed è lì, da lì non l'ha più chiamato. Cioè, però ti vedi tutti questi personaggi vecchi, decrepiti, e poi l'altra domanda, come cazzo fa... Cioè, io capisco la folla inferocita, ma Michael Myers che uccide le persone a mani nude, come cazzo fa a confonderlo con un vecchio che è alto 1,20 m? Zoppo. Esatto. Ma quella è l'isteria di massa. Cioè, tu devi, hai un obiettivo. Esatto, hai un obiettivo e ti devi punire qualcuno. Come fai a non vedere l'elefante nella stanza? Sì, però anche quella roba lì è veramente... cioè, è veramente tanto tirata per i capelli. Se voleva essere una critica sociale così, fai... cioè, quello che contesto io del film in generale, che mi ha fatto incazzare, è che c'ha delle ottime idee, degli ottimi spunti, ma li tira talmente tanto per i capelli che poi, secondo me... però sai cosa? Passa. Secondo me questo va proprio a braccetto con quello che diceva Danilo, che secondo me è che ci sono certi aspetti che noi non possiamo cogliere perché appunto non siamo all'interno del sistema o quantomeno di quello che accade realmente negli Stati Uniti, perché probabilmente sono cose che succedono, questo tipo di reazioni o di violenza di massa, ma proprio in questi termini. Quindi magari basta vedere veramente un film di Michael Moore, nel senso sì. Spesso ti metti le mani nei capelli perché tu dici ma com'è possibile questa cosa? Cioè, ci sono delle micro società all'interno di una società enorme che vive con regole proprie, che vive con credenze proprie. E quindi magari quello che a noi può sembrare tirato per i capelli o assurdo, magari là è successo, non dico che è all'ordine del giorno, ma è successo e succede. Sì, a me viene in mente Black Klansman sul finale, che fa tutta quella carrellata di immagini dal vero, di avvenimenti dal vero, quando vedi un tizio che era entrato dentro con la macchina in un corteo per il... non mi ricordo se era Black Lives Matter di già, oppure era comunque per i pari diritti per i neri in America, e un tizio è entrato dentro con la macchina, cioè c'era gente che manifestava e questo qua ha investito un corteo. Cioè, stiamo parlando della società dove vivono queste persone. Cioè, allora, vi dirò di più, nel senso, parlando della società in cui hanno accusato, tanto per cambiare, Bill Gates, perché hanno notato che in ogni manifestazione del Black Lives Matter c'era un sacco di mattoni che puntualmente veniva utilizzato dai manifestanti per usare contro la polizia. E una delle società che produce mattoni è una società di Bill Gates. Quindi Bill Gates fomenta, e questa cosa è diventata virale in America. Cioè, c'è gente che ci ha creduto. Quando parliamo di società americana, signori, stiamo parlando di un enorme... nel nome di SO, cioè qualcuno, io mi dissocio, Carcasso si dissocia, lo sto dicendo per la produzione. Sì, io l'ho sempre detto questa cosa, io ho poca stima per gli americani, però nel senso la società americana sta veramente male da quel punto di vista, perché che poi ci arriveremo pure noi, perché ci arriviamo sempre pure noi. Ma in quel frangente, per quanto riguarda psicosi, per quanto riguarda il complotto, per quanto riguarda diciamo tutta la sfera sociale più malata, il top,
cioè sicuramente sono il top del top. Quindi non mi sorprendo, capito, del fatto che il film tutti quanti dica Michael Myers, ma è un tappo di merda, come fa a essere Michael Myers? No, ma, cioè, infatti come dicevi tu, ma la bassa che una sola persona della folla gridi quello è Michael Myers, che tutti gli vanno addosso, ma senza neanche vederlo. Voglio dire, come dicevi tu hai fatto degli esempi sugli Stati Uniti, ma voglio dire, gli Stati Uniti sono quelli che negli anni 50 hanno inventato un genere cinematografico solo per fare propaganda anticomunista. Esatto. Quindi voglio dire, insomma, devo dire per fortuna, perché da là sono usciti capolavori geniali, però voglio dire, l'idea era quella, solo di fare propaganda anticomunista. Ma allora, di 4 è nato per questo motivo, sì. Cioè, voglio dire. Però il vabbè, è Rambo 3 anche, però il punto è che non è solamente il discorso americano, secondo me la folla ha quelle meccaniche, ho un rientro ancora, però vabbè, e c'è ancora in qualsiasi società questo problema, questo pericolo. In America, secondo me, si vede di più perché c'è più gente, perché queste cose vengono più fomentate, c'è ci sono delle meccaniche mediatiche che lavorano sulle fake news e sull'incitamento all'odio, allo sprono, facciamoci giustizia da noi, e quindi lo si vede di più. Ma la folla inferocita è la folla inferocita ovunque. Cioè i linciaggi, la follia collettiva, l'isteria di massa, quando troppa gente si unisce sotto un'unica bandiera con poca gente che gli dice cosa devono fare, e la follia e il caos, la gente va semplicemente dove gli viene detto e fanno cose, basta. Cioè questo è successo e succede in ogni situazione di questo genere. In America, ribadisco, ci sono gli occhi di tutto il mondo addosso, e quindi alcune cose le vediamo, e poi comunque ribadisco, c'è tutto un meccanismo di propaganda mediatica che è abbastanza difficile da distruggere in questo momento, ecco. E onestamente, se arriva un Halloween Kills e lo fa, mettete dentro anche una risata ogni tanto, un ammazzamento così, giusto perché c'è da ridere, cioè c'è da intrattenere, benvenga. Scusate, sono un po' intasato. Sì, però, cioè, per dirti, certe robe le faceva molto meglio The Purge, allora. Vabbè, ma stiamo su altro livello. Sì, sono pienamente d'accordo. Allora, se io ribadisco, se vogliamo vederci un horror che parli di questo tipo di tematiche, di gente contro gente, isteria di massa, snowflakes, roba del genere, guardatevi The Hunt, ma tutta la vita, e guardatevi The Hunt 4-5 volte piuttosto che guardarvi Halloween Kill una volta. Va bene, sono d'accordo, però se dobbiamo parlare di Halloween Kills, che è un sequel di una serie gigantesca, di cui io avevo tra l'altro bassissima aspettativa, devo dire che in effetti non è neanche così fangoso come me l'aspettavo, anzi. L'ultima cosa, scusatemi, una cosa che volevo dirla subito, alcune interpretazioni attoriali mi hanno lasciato abbastanza devo essere onesto, sì, fanno cacare. Grazie perché l'hai detto te, perché volevo usare lo stesso termine tecnico, volevo usarlo io, ma sai, ho voluto usare degli eufemismi. Michela, scusatemi, io purtroppo mi dispiace fare nomi e cognomi, però cioè, siamo qua, quindi, cioè, siamo qua per questo. Ma la figlia di Loren, la mamma della ragazza, insomma, la donna di mezzo. Ah, cioè, ok. Sì, quella era imbarazzante. Io ero imbarazzato per lei. Cioè, non ha fatto una singola scena in cui era... Vabbè, Jamie Curtis va in overacting in un modo disumano. Cioè... Sì, ma l'altra... erano tutti così, a questo punto veramente sì, era... a livello attoriale sì. E ho capito, però lì... Cazzo, volere della brutta recitazione, cioè, insomma...
Ma, se, ma perché brutta è esasperata, hai capito? Karen, sì. Karen. Karen, grazie, sì, è vero. Grazie, grazie Ale che l'hai segnalato, sì, Karen. Poi lei è un'attrice bravissima in realtà, ho visto altre cose. Ma infatti non ho capito qua che cazzo c'avevo, cioè, boh. Ma tutti, 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 pure la ragazza, la figlia della figlia, la terza figlia, diciamo così. che pure è bravissima lei, la ragazza. Grande, nel... grande Serafino, l'unica che doveva morire... anche, e anche male, sì. Anch'io io dicevo, mica, ma uccidete per questa qua, uccidetela, eppure, vi prego. Eppure non sto d'accordo, perché in realtà quella che mantiene una certa linea morale, in realtà è lei, è che a un certo punto ancora prende delle decisioni. Ma almeno non vedevamo l'interpretazione, quello che dico io. Sì, lei qua, fa un po' media tra la madre e la figlia. Poi crolla, perché deve crollare, perché quel personaggio poi inevitabilmente deve crollare, infatti si abbassa lei, si alza Michael. Che infatti pure quella scena metaforicamente perfetta, diciamo così, tra virgolette, si può dire finale, no? Sì, sì. Non ho detto niente, in realtà, quindi sì, visto questo abbassamento e alzamento, diciamo così, del protagonista, è figa come cosa. Però quel personaggio di lei, effettivamente, sì, però è quella più contenuta. La terza figlia, nel primo, quello del 2018, recita la bomba, anche perché non è che chissà che cazzo deve fare Shakespeare, però invece in questo... Mamma mia, è da martellate nelle gengive proprio. Ciao Frankie! Ma, cioè, infatti, ripeto, cioè, sto film qua, secondo me, se ci avessero messo un po' meno cuore, un po' più testa, sarebbe stato un film della Madonna. Cioè, io anche per quello che mi sono incazzato, perché mentre Malignant, che a te ha fatto cagare tutto, ma è un film... proprio fatto così a vomito, perché è un vomito in un autogrill quando sei ubriacato e ti è rimasto il camogli qua, ma c'è un suo fascino di questa roba qua, cioè questo cioè, bastava poco per fare un bel film in realtà, Ma è un cioè, bel per... film, dai, è un po' io sono completamente d'accordo con Nick, se avessero fatto un po' meno, ma dal mio punto di vista mi sarebbe piaciuto di più. Ecco, Malignant a me è piaciuto e si sente che erano diverse le intenzioni, cioè almeno io l'ho percepita così, quindi Malignant fa schifo per voi, però è fatto proprio con il cuore. Questo mi è sembrato, non lo so. Io quando tu hai detto Malignant è stato fatto con il cu... Ho visto gli occhi di Danilo, no, ho visto lo sguardo di Danilo che voleva completare la frase, te l'ho letto negli occhi. Boccaccia mia, taci. No, però cioè, state bravi ragazzi. Vabbè, ma possiamo parlare, cioè io butto lì, possiamo parlare un po' del finale? Si può? Beh, allora, abbiamo fatto un'ora di puntata che si potrebbe anche chiudere, perché di solito un'ora è accettabile come puntata, per cui io direi di così, di introdurre, introduciamo, penetriamo dentro nell'area spoiler. Per cui, e so che di solito io non sono anti-spoiler, per cui se ne parliamo è perché il finale è piaciuto anche a me, e quindi vaffanculo, parliamo di sto cazzo di finale. Crepi l'avarizia. Crepi l'avarizia. La patrizia. Crepi la Karen. Così. Cioè, allora, mettiamola così. Alla fine, perché partiamo proprio e descriviamola, alla fine quel cazzo che succede è che riescono a tirare Michael in una trappola, la folla inferocita lo circonda, inizia a menarlo. E lo menano male. E quella scena lì, secondo me, è molto bella, anche perché la folla è tutta scema, cioè lo vedi che è proprio una scena molto primitiva, perché anche quelli che hanno le armi le usano a cazzo, c'è quello con la pistola che spara così, meglio dei poliziotti, però questo va detto. Però è bella perché è potente quella scena, e alla fine appunto Michael soccombe con una cosa che poi ho trovato molto intelligente, perché c'è quasi un'inversione dei ruoli, cioè... Quando la folla lo mena, dopo un po', a te viene da dire, cioè basta, perché non è una vendetta, perché dalla vendetta parta veramente al pestaggio.
cioè la scena dove lo prende una calci in faccia, comunque è una scena fatta bene, anche perché è veramente infierire poi lì. Che può essere, possa meritare un altro paio di maniche. Quindi tu sei lì che dici ok, lo stanno ammazzando, è morto, e in realtà poi lui si rialza, come diceva Danilo, cioè lui si rialza in tutta la sua possenza, magnificenza, e fa un cazzo di casino. E quella roba lì l'ho trovata bella, anche perché gli mettono, secondo me, un carico anche metaforico che è molto bello, cioè quel pezzo lì dove poi riesce a rigiocarsi per una volta in maniera intelligente anche il confine tra lui come essere umano e lui come qualcosa di più, cioè cazzo, è proprio bella. E poi il finale si apre come in realtà racconta la leggenda, cioè lui che ha fatto una strage si guarda allo specchio, cioè scusami, alla finestra, e si vede lui che si vede questo riflesso della maschera bianca con gli occhi vuoti, che sono una delle cose che a me ha sempre fatto più paura, figa di Michael Myers, quelle inquadrature lì, ma ha sempre fatto cagare addosso, e il film chiude così. Io lì stavo guardando il finale e dicevo, minchia. Infatti è di una potenza devastante, quello è un finale veramente drammatico, nel vero senso della parola, drammatico. L'idea nel senso, ad un certo punto, perché tutto il discorso, no, sul fatto che cos'è Michael. Michael è paura in un modo o nell'altro, e quando tu hai paura Michael si nutre di quella, ed questa è una cosa molto interessante, perché nel momento, appunto, come dicevo prima, nel momento in cui l'unica persona apparentemente razionale di tutto il film a un certo punto si ritrova anche lei preda della follia, dell'isteria collettiva, a prendere Michael e a picchiarlo, addirittura a togliergli la maschera, e nel momento in cui toglie la maschera a Michael, ovvero, appunto, come dici giustamente tu, maschera che ha solo dei buchi neri e nient'altro, perché non c'è dato di sapere che cosa ci sono dietro quei buchi neri, una volta che togli quella maschera tu stai picchiando un vecchio, stai picchiando un essere umano, e tutti gli altri che diventano Michael a quel punto sono le altre persone, lui è lì, è inerme. Nel momento però in cui tu cominci ad avere di nuovo paura di quella cosa che è indefinibile, non ha aspetto, non ha consistenza, ma è solo ed esclusivamente il nero, quindi lui si rimette di nuovo la maschera, si rialza, tu sei fottuto, perché sei tu che l'hai nutrito di nuovo, perché sei tu che l'hai nutrito di nuovo con la tua paura. E questo per me a me questo vale tutto il film. Io non sono molto d'accordo con la tua analisi, proprio perché in realtà lui, quando viene piccato, ha la maschera, lui mantiene la maschera durante tutto il pestaggio. E più che altro, lui non è che, secondo me, si nutre di paura, non è Freddy Krueger. Lui si nutre del male. Lui è il male e si nutre di male. E infatti, tutto quel pestaggio non fa nient'altro che renderlo più forte. Come dici te, giustamente, tutti diventano Michael Myers lì. E quindi lo rendono ancora più forte. Un po' come si parlava prima dei Jeepers Creepers, che... si prendeva le vite di quelli che si mangiava, di quelli che prende, delle sue vittime. Michael Myers si prende le vite di chi diventa come del male, lui alimentando questo male, lui guarda il male che c'è fuori e guarda il male che c'è dentro di lui, diventano una cosa sola. Ed è questo, secondo me, è la metafora della finestra. Lui vede sia il male che c'è fuori, e quel male se lo ritrova dentro se stesso, e più diventa male quello che c'è attorno a lui, più lo pestano, più lui diventa forte. Ed è questo il punto. Quando tu usi violenza su di lui, tu lo rendi più forte, lo rendi immortale. Prima non è immortale, tu lo uccidi, diventa immortale. In quel momento lì. È come... ad esempio, questa cosa mi ha fatto pensare anche la scena in cui c'è il flashback di quando lo catturano. Sì. Che gli stava per sparare... lo psicologo,
E arriva il poliziotto e gli tira via la pistola e non lo ammazza. Paradossalmente, secondo me, quel gesto è quello che ha salvato la vita a tutti i poliziotti lì in quel momento lì. Se no, non sarebbero riusciti a catturarlo. Se quel colpo andava a segno, Michael si sarebbe rialzato e li avrebbe uccisi tutti. Sì, È quasi quello il punto. sicuramente. Era quello il punto, perché loro si sono fermati e allora sono riusciti a catturarlo. Perché sono riusciti la volontà di risparmiarlo, di salvare una vita, seppure quella di un assassino, ha trasceso, è riuscito a sconfiggere il male della ricerca di vendetta, cosa che non succede nel finale del film. E infatti lui si rialza e li ammazza tutti, e vaffanculo. E via. Che tra l'altro gli ammazzamenti di gruppo a me sono sempre piaciuti e anche in questo film mi piacciono, anche i pompieri. No, quella scena dei pompieri molto molto bella. Speriamo che Karen quindi muoia alla fine. Beh sì, la secca, in teoria. No, non Ma si in vede realtà però. non si vede. Se me l'hanno tenuta, vediamo il terzo che accade. Terzo e Secondo me ultimo, deve se non morire. sbaglio, No, secondo me è Deve morta, dai. morire. È una Secondo me è trilogia, morta. giusto? Sì. Serafino dice solidarietà per i vigili del fuoco. Che poi l'inizio è praticamente l'inizio del film, la citazione più palese di tutte è quella della moglie di Frankenstein. Dell'inizio del film, proprio che succede, che nella casa bruciata, quello che gli dà la mano è poi in Sì, realtà il vero, mostro di vero, 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 vero. Whale. Vabbè, prima di chiudere vi faccio l'ultima domanda, dai. Best uccisione del film. Lei, il ragazzo sulle scale. A me è piaciuta un Vero, sacco quella. carino. Figo lui. No, dai, secondo me l'uccisione più carina è stata quella con il neon. Carina, sì. Ah, quella con il neon è veramente carina, anche perché voglio dire, c'aveva in una cucina, poteva prendere qualunque cosa, invece stacca il neon, lo rompe e glielo Ma con infila in gola. una tranquillità, proprio Sì. fa Ah, sa. a proposito di tranquillità, a me la cosa che è piaciuta di più del film, in assoluto, oltre tutto quello che abbiamo detto, metafore, critica, ma la cosa che è piaciuta di più del film, e di questo devo dare merito, grande merito al regista, è che ha reso Michael Myers molto espressivo. Ora, sicuramente voi mi dite che è una cazzata perché c'ha la maschera, però con le inquadrature e con alcune scene di montaggio è riuscito a rendere espressiva quella maschera. Almeno io ho avuto questa sensazione. Sì, è più che espressivo, secondo me ha dato bene l'idea del tempo che passa, cioè nel senso l'ho trovata molto appesantita come inespressività del viso della maschera, l'ho trovata molto invecchiata, però non invecchiata, diciamo come si è tentato di fare spesso in altri alberi, ma invecchiata nel vero senso, usurata più, quindi dà proprio l'idea del tempo che è passato. Invece la Ma no, morte. Ah, scusa, vabbè. domanda tecnica. Dietro Michael Myers, cioè come attore, c'è sempre lo stesso o hanno No, preso uno giovane e forte? è uno di 50 anni a quanto pare. Io ho visto Eh sì. tipo in qualche. No, Beh, non è lui, non è sicuramente non ha 70 quello. anni, insomma. No, vabbè. No, non è lo stesso attore del film. Ok. La morte che mia preferita, soprattutto, ma non tanto per quello che succede in quella morte, ma per come è stata girata quella morte, che ho trovata bellissima. Mi è venuto un pochino, scusate, un po' di pelle d'oca. È quando ammazza il tizio di quella col neon, praticamente sul tavolo con i vari coltelli, Ah, Ah, che minchia, sì. c'è Sì. quell'inquadratura bellissima del movimento di Michael, gambe ferme, si gira, prende coltello, pum, pum, dum, quel movimento là mi ha messo un'ansia addosso per la ripetitività, capito, Sì, ma dell'azione. studiata, cioè proprio, Sì, vedi che ci mette bellissima. cattiveria e violenza, però
però esatto. È proprio calcolata. Pam! Sì. Fantastica. Carlino ci dice che Nick Castle, lo stesso attore di Halloween di Carpenter. Ma veramente. Michael Myers. Minchia. Andiamo a controllare. Mentre invece, intanto che controllate la mia miglior morte, cioè la mia morte preferita, so che è una cazzata, ma Big John. Cioè, io, ragazzi, quando io vedo gli occhi che esplodono, io godo. Cioè, che bello. Perché non è che solamente gli ha infilato i pollici negli occhi, gli ha fatto proprio esplodere i bulbi oculari. Cioè, è stato un piacere. No, è James Jude Courtney, Michael Myers, in questo film. James Jude Courtney. Però vedi che poi c'è nel cast anche Nick Castle. Forse in alcune scene. Magari la scena quando gli toglie la maschera. Magari ha voluto fare questa cosa. Comunque posso dire che mi avete un po' deluso perché vi siete persi forse una delle morti più geniali di tutto il film. Spara. La tizia di colore vestita da infermiera che cerca di sparargli, lui che gli dà il colpo di portiera e lei che si spara in testa. No, no, io quella mi ha fatto... Quella giuro mi ha fatto girare il cazzo. Cioè, quando... Cogliona. Quando fa Jackie Chan... Dammi la pistola che tu non la sai usare. Quando fa Jackie Chan è fantastica, anche perché poi se ci pensate, guardate che quella cosa lì è meno stupida di quello che sembra. Allora, ripeto, questo film, stavo dicendo anche con gli Astro, tante robe hanno fatto girare i coglioni, però la dinamica di quella coppia, se voi ci pensate, è geniale nel film, perché il film si apre con lei che gli fa il culo perché lui non ha fatto una risposta alla battuta sessista del capo. Lui che fa, no... Allora domani glielo dico, lei gli fa no, domani ti licenzi addirittura, perché lì, cioè sotto sotto, quella cosa che lui ti fa vedere paradossalmente, che sembra una stronzata, ma è proprio il rapporto di potere tra lei e lui, e lei che comunque in teoria detiene il potere, muore uccisa dal suo stesso potere. C'è una cosa, c'è un che di poetico in quella roba lì. Se vi capita di guardare il film, guardatevi poi quel pezzo di battuta lì, perché è fantastica. Allora, raga, fun fact, ho trovato la cosa di Nick Castle. Ha recitato una sola scena nel film, one shot, ma alla fine è stata praticamente scena tagliata, praticamente, che probabilmente uscirà sicuramente nel Blu-ray, quando uscirà il Blu-ray. Però ha recitato, ma in una sola scena che dovrebbe essere verso il finale, che però è stata... tagliata dal regista. Quindi sì, vabbè, è una cazzata commerciale per metterlo nei titoli di coda, probabilmente. Ah, certo, sì. Oppure come contenuto speciale, poi comprerete il DVD? Non lo so, non credo, devo essere onesto. No. Magari se faranno più avanti un bel cofanetto, vi sa il cazzo, magari potrei pensarci, ma no, non è la mia priorità, devo essere onesto. Ok, nemmeno quando esce Halloween End, diciamo. E appunto dipenderà come faranno, dalle distribuzioni che faranno. Magari se fanno un bel cofanetto, un fico... Magari cazzo so, a forma di maschera di Michael Myers. Ma figa, dovrei farli io quelle cose lì, cazzo. Perché? Cazzo, che idea della Madonna. Lo comprerei io. Vabbè. No, magari una roba così ci potrebbe stare. Ok. Voi? Io non ho nemmeno quello del 2018, ma non ho neanche il resto della saga, ho solo il primo di Carpenter, quindi... Ah, ti è piaciuto il primo? Quello del 2018, dici? No, quello di Carpenter, ti è piaciuto? Sì, carino. Sì, ti è piaciuto? Passabile, dai. Sai che da tanto che ci conosciamo, ma non l'avevo mai capito che ti era piaciuto Halloween di Carpenter. Ah, dovete capire che davvero Margherita è una grandissima estimatrice... Secondo me a casa avrà anche uno di quei cuscini, tipo, prendete i cuscini quelli che vendono in Giappone sulle donnine, lei ce l'ha con Michael Myers invece, se lo abbraccia prima di andare a dormire. Quello vestito e svestito però di cuscini. Sì, che hai davanti e dietro c'è Michael Myers. Solo con la maschera. Esatto. Per chi interessa ci sono anche delle versioni pornografiche di Michael Myers comunque. Ovviamente le conosciamo tutti. Ah, ok.
Beh, signori, direi che allora gli abbiamo buttato meno fango di quanto pensassi. In realtà, io pensavo che mi sarai eretto a paladino di questo film, perché appunto a me non è dispiaciuto. In realtà, l'abbiamo anche trattato bene, dai, per essere alla fine quello che è, perché alla fine non, siamo tutti d'accordo che non sia un capolavoro. E la prossima volta che me lo paragoni a Mad Max Fury Road, Danilo, io ti proverò. Cioè, no. Guarda, io difendo Danilo, non l'ha paragonato a Mad Max Fury Road. Non l'ha paragonato, ha detto che ha avuto la stessa reazione, che sono due cose diverse. Se per questo io ho avuto una reazione pazzesca. Io ho avuto, ad esempio, io dopo aver visto un film ho avuto una reazione ancora più eccessiva rispetto a quella di Mad Max Fury Road. Io dopo aver visto 300 ero in piedi sulle sedie a urlare col pugno alzato. Però non è che significa che mi è piaciuto più di Mad Max. Ma vale pugno, sì, no, con il braccio destro alzato, no pugno. Dai, ora non entriamo in questi piccoli particolari. Vabbè, sì, no, comunque davvero, ragazzi, alla fine Halloween Kill ne abbiamo parlato bene, non è Army of the Dead, però sì, ci sta. bravo. Allora, comunque... direi che, ribadisco, ne abbiamo parlato anche bene, per cui sì, perché si propone per essere un film del cazzo, ma non è un film del cazzo del tutto, se non altro pieno di cazzate, e io continuo a dire la parola per Kenze per C, però vabbè, ce l'ho vabbè, sempre in bocca cazzo, eh? Sì, ho usato anche sul vocabolario, su Treccani c'è cazzo, appunto. E allora diciamolo, diciamolo. Yeah! È un buon film, non è un capolavoro, ma è un buon film, secondo il mio punto di vista. Ok, tagline per ciascuno, qualcuno che vuole dare un ultimo pensiero a ciascuno, partiamo da Danilo, così partiamo da quelle a cui è piaciuto di più. È un buon film che comprerò sicuramente il Blu-ray appena esce. Allora, poi vado io, direi che, come ho detto prima, un film del cazzo che però godibile e neanche poi così tanto del cazzo. Portatore di luce? Allora, per rimanere in tema, direi che la tagline perfetta è: il male muore stanotte sotto sto cazzo. Onesto. Nick? Io ok. No, vai Marghe. Io non ero proprio, cioè sono abbastanza tiepida, quindi magari lo rivedrò in futuro e spero di apprezzarlo di più. Anch'io mi unisco a Marghe, direi che forse la cosa migliore è il male muoricchia stanotte. Il male stanotte non sta tanto bene. Esatto. Dai ragazzi, è stato un piacere condividere Michael Myers con voi, Michael Myers è con noi, con voi e con tutti, e vi accompagni, a voi tutti nel mondo, che voi che recupererete questa puntata, e anche alla chat che ci ha seguito questa sera, ringraziamo tutti, Huge for Myers, sì. E Young for Myers. E per cui alla prossima ragazzi, è stato bellissimo, per cui grazie Danilo di qua, grazie a voi, grazie portatore di luce, buonasera a tutti e ricordatevi, noi siamo Michael Myers. Ciao anche da Breedingram Margherita, buonanotte, e ciao da Nick. Ciao ragazzi, vado a sparare a un piccione per mancarlo. E anche da Jack, ciao a tutte carcasse putrescenti, alla prossima, ciao.